Se vedo gli esterni di centrocampo che sono Spinazzola, Olivera, Mazzocchi e Zerbin, con tutta sincerità, io non posso dare un voto alto. Buon pomeriggio ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario del Darion e oggi, in questo venerdì 30 agosto, siamo qui riuniti per parlare di due cose, perché oggi è la vigilia di Napoli-Parma, quindi parleremo della conferenza di Conte e parleremo anche della probabile formazione, però oggi è anche il giorno, l'ultimo giorno del calciomercato, quindi oggi un video dove parleremo un po' di tutte e due le cose. Io direi di parlare prima del mercato. A mezzanotte chiude il mercato, quindi mancano meno di 14 ore. Ieri abbiamo avuto l'ufficialità di Lukaku, oggi per forza di cose arriverà l'ufficialità di McTominay, nel mentre però il Napoli si sta muovendo ancora, perché dei colpi ancora vanno fatti, essenzialmente ancora due, il centrocampista e l'esterno destro. Ora, riguardo al centrocampista, ragazzi, diciamo che qualcuno arriverà e due sono i nomi. Uno è Gilmour, che pare che nella nottata, secondo Moretto, diciamo, il calciatore ha chiesto al Brighton di essere ceduto. Pare che Gilmour stia spingendo parecchio per venire a Napoli. L'altro nome, diciamo che è il piano B, è Arthur, il brasiliano che in questo momento è di proprietà della Juventus. L'anno scorso ha giocato in prestito alla Fiorentina. Premessa importante: a me piace di più Gilmour, anche per un discorso, diciamo, di eredità, nel senso che Lobotka, penso lo sapete, è uno dei miei pupilli, è un giocatore che io amo alla follia, però ha 29 anni, quindi secondo me dobbiamo già entrare nell'ottica di dire va cercato già un suo erede, e Gilmour poteva esserlo. Ora, Arthur, ragazzi, non è un giocatore che non mi dispiace assolutamente, perché l'Arthur visto contro la Fiorentina è un giocatore comunque valido come quarto centrocampista, di conseguenza, quindi se gioca 1.000 minuti questa stagione è oro che cola, cioè è uno che giocherà nei casi di estrema emergenza. Riserva di Lobotka, tra l'altro lo prendi in prestito secco scusate, da quel che ho letto, dove la Juventus dovrebbe pagare parte dell'ingaggio, quindi è una situazione comunque dal punto di vista economico vantaggiosa, ti prendi un calciatore comunque di esperienza. Poi qualcuno mo dirà, però stai facendo un favore alla Juve, gli stai togliendo un esubero. Raga, con tutto il bene, ma il 30 agosto non mi interessano sti argomenti, cioè a me interessa che la rosa venga completata, quindi il centrocampista o è Arthur o è Gilmour. La cosa che mi preoccupa è l'esterno destro, perché io non sto sentendo nomi sull'esterno destro. Si era parlato ieri di Ebimbe del Francoforte, però questo Ebimbe si sta allenando. Il Francoforte pare che abbia rifiutato l'offerta. Si stava parlando l'altro giorno di Dedic, ma si è spenta subito questa notizia. In contemporanea sto leggendo che Zerbin forse resta. Il Napoli in questo mercato ha fatto tanto, perché ha fatto tanto. Conte ha detto che saranno necessarie più sessioni di mercato, no? Per completare questa rivoluzione. Però con tutto il bene, se vedo gli esterni di centrocampo che sono Spinazzola, Olivera, Mazzocchi e Zerbin, con tutta sincerità io non posso dare un voto alto. Mi dispiace, perché non si può vedere una coppia di Mazzocchi e Zerbin a destra, mi dispiace. Non si può vedere, quindi io spero con tutto il cuore che entro mezzanotte esca fuori un nome. Si era parlato poi di uno scambio tra Napoli e Atalanta, Raspadori che va all'Atalanta mentre al Napoli Zappacosta ha più soldi. Per me dare via Raspadori è una follia. Allo stesso tempo Zappacosta mi sembra un po' un facsimile di Spinazzola dal punto di vista degli infortuni. È uscito fuori anche Lirola come nome nelle ultime ore. Io spero che qualcuno arrivi, perché sinceramente fammi tutto l'anno con Mazzocchi e Zerbino, cioè vi dico la verità, arrivati a questo momento sacrifico un centrocampista volentieri, però per prendere un esterno destro di livello, cioè non prendiamo il vice Lobotka? Va bene, lo posso anche accettare, però deve venire un esterno destro, ecco, io farei così, sinceramente. Probabilmente questo sacrificio che ho esposto poc'anzi non ci sarà, perché Iaccarino andrà in prestito, hanno sbloccato la cessione di Iaccarino in prestito e quindi
Se hanno ceduto in prestito Iaccarino vuol dire che sta arrivando un centrocampista e anche Sakho andrà in prestito e su questo ci troviamo perché è arrivato McTominay. Detto questo, Osimhen, ragazzi, Osimhen ormai ci siamo, è arrivato, possiamo dire, è arrivata la fumata bianca. Osimhen andrà in Arabia, andrà all'Al-Ahly. Il Napoli prenderà, secondo Matteo Moretto, 70 milioni più 10 di bonus. Sono state già programmate le visite mediche e Osimhen andrà a percepire un contratto quadriennale, 35 milioni annui più 10 milioni di bonus alla firma. In più una clausola rescissoria, che era il nodo principale della trattativa, che però scatterà a partire da luglio 2026. Allora, il Napoli sicuramente ci va a guadagnare perché prendere 80 milioni al 30 agosto è una gran mossa. E qui mi riallaccio, no? Il Napoli ha speso 160 milioni sul mercato, ne ha riguadagnati 80 dalla cessione di Osimhen. Ecco, quindi alla fine della giostra si va sempre tutto un po' più a compensare. E che sia chiaro, io non me la sto prendendo col Napoli perché Napoli ha fatto una delle spese importanti. Me la sto prendendo con chi fa questa narrazione che il Napoli ha speso fior fior di soldi senza poi rientrarci. Non è vero, perché la metà di quello che ha speso li ha incassati adesso dalla cessione di Osimhen. Era impossibile una permanenza di Osimhen, specialmente dopo l'affondo per Lukaku, quindi ero sicuro, ero certo. E ricordo negli scorsi video di aver parlato anche dell'opzione Arabia, però sinceramente pensavo che Osimhen alla fine restasse in Europa. Osimhen, secondo me, ci va a perdere. Ci va a perdere perché andare a 25 anni in Arabia è una sconfitta. Lui fino all'ultimo sperava che ci fosse il Chelsea. E ragazzi, Osimhen deve restare in Arabia fino al 2026, perché la clausola vale dal 2026, quindi sono 2 anni. E in 2 anni, secondo me, Osimhen potrebbe perdere molto appeal. Lo stiamo vedendo, i calciatori che vanno in Arabia. Guardiamo Gabri Veiga, per esempio. No, Gabri Veiga è un po' uscito dai radar. Lui, secondo me, è stato vittima di un procuratore che non sa fare il suo lavoro, perché Calenda non sa fare il suo lavoro. E quindi adesso Osimhen è costretto, diciamo, ad andare in Arabia per 2 anni. Si prenderà una barca di soldi, tutto quello che volete, ma come calciatore, se vai in Arabia a 25 anni, non dico che stai morendo, però hai perso secondo me tanto come appeal. Detto questo, ragazzi, io onestamente a Osimhen, cioè io a Osimhen vorrò sempre bene, perché Osimhen mi ha fatto vedere uno scudetto, e non solo lui, tutta la squadra in generale. Però lui e Kvara sono proprio gli uomini copertina del terzo scudetto, quindi io non posso che volergli bene, perché mi ha fatto vivere un sogno che io non ho mai visto. È un giocatore che comunque qualche problemino l'ha dato, extracampo, quindi ricordiamoci del TikTok, del casino che è successo in Nigeria. È un ragazzo comunque caratterialmente un po' difficile, e questo secondo me ha pesato anche nella valutazione dei top club. È un calciatore anche che purtroppo è mal consigliato, ed è, diciamo, attorno a lui ci sono persone, secondo me, poco positive, ecco, uso questo termine, quindi è un po' accerchiato da gente poco raccomandabile, secondo me. Mi dispiace che sia andato in Arabia. Gli auguro di tornare in Europa e di raggiungere, diciamo, i suoi sogni, quello che lui sperava di raggiungere quest'estate. Sì, mi ha fatto incazzare delle volte con quelle vicende extracampo, ma non, questo non vuol dire che non gli voglio bene o che, non, che provo dell'odio verso di lui. Grazie di tutto, Osimhen, grazie veramente per aver realizzato un sogno. Ti auguro di tornare in Europa. Tu, solo questo c'ho da dire. Quindi, con questa notizia di Osimhen, chiudiamo la parentesi mercato e cominciamo adesso a guardare verso Napoli-Parma, perché domani si gioca. Andiamo quindi a vedere un po', a commentare le parole di Antonio Conte. Allora, eccoci qua. Un Conte anche stavolta molto più tranquillo e sereno. E la conferenza stampa parte subito con una domanda su Lukaku. E Conte dice: aspetto l'ufficialità e poi ne parliamo. Ufficialità che poi arriverà
proprio durante la conferenza stampa. Gli chiedono poi quanto è stata importante la vittoria del Bologna e Conte dice che è importante il risultato positivo perché ti può cambiare gli umori, può cambiare l'approccio con cui ti alleni, però diciamo, la disponibilità, la partecipazione dei ragazzi agli allenamenti c'è sempre stata anche prima della partita contro il Bologna. Mi chiedono poi se a 24 ore dalla fine del mercato il Napoli è quello di Conte. E dice, mister, questo è il mio Napoli dal primo giorno, da quando ho firmato, nel bene e nel male. Sto imparando a conoscere l'ambiente, dobbiamo trovare il giusto equilibrio in tutte le cose. Napoli non deve lasciarsi trasportare dal momento positivo o negativo, ma deve capire che è iniziato un lavoro su una base che col club ho reputato importante per ricostruire. Diciamo che lo fa principalmente per non creare delle aspettative troppo grandi per farci stare tutti un po' con i piedi per terra. Il mister poi dice una cosa importante, cioè stiamo attraversando un percorso di ricostruzione dove quindi ci saranno dei passi falsi, ci saranno delle vittorie anche belle come contro il Bologna, ma ci saranno anche dei passi falsi, quindi dobbiamo entrare un po' nell'ottica che ci saranno comunque delle partite storte. Non facciamoci condizionare, è iniziata una ricostruzione, c'è un progetto da seguire per creare basi che possano durare nel tempo e creare un antagonista alle solite note. Ecco, quindi qui ragazzi, cioè, qua, la gente che dice Napoli è candidata allo scudetto al primo anno, io è per questo che dico che non sono d'accordo, perché l'obiettivo di quest'anno non è lottare per lo scudetto. Lottare per lo scudetto è l'obiettivo del progetto triennale con Conte. Stai creando le basi da cui poi partire per lottare per lo scudetto. Quest'anno l'obiettivo è tornare in Champions League. Si ritorna alla partita col Bologna e il giornalista dice: si è visto un altro atteggiamento, un'altra ferocia, un'altra solidità. Conte dice: quando c'è una ricostruzione, la prima cosa che dissi è che avevamo subito 48 gol. Quindi qua fa capire che la prima cosa su cui ha lavorato Conte è stata la fase difensiva sul non prendere i gol. Si riparte dalle fondamenta. Alcune situazioni, come la solidità, erano state perse, anche per i tanti cambi di allenatori. Qualcosa si può perdere, ognuno porta le sue idee. La ferocia nella sofferenza è quello che si era perso. Nella difficoltà non erano abituati a soffrire. Stiamo cercando di proporre situazioni in cui c'è da soffrire, compattarsi, aiutare, ritrovare quello spirito di squadra che è fondamentale. Ritrovare quello spirito di squadra, e questo l'abbiamo detto anche dopo Verona-Napoli, cioè questa non è più una squadra, questa non è più un gruppo unito. Si parla poi della prossima avversaria del Napoli, quindi il Parma, e Conte dice: da ieri ho fatto drizzare le antenne ai miei. È una squadra in salute, 4 punti con Fiorentina e Milan non li fai per fortuna. Anche nell'ultima amichevole avevano battuto 4-1 l'Atalanta. Hanno in organico giocatori forti, tipo Dennis Mann, tipo Bernabé, tipo Bonny, tipo Del Prato. È una bella squadra il Parma. Hanno energia, sono giovani, se gli lasci campo ti fanno male. Ha fatto male a tutte finora, può farlo anche a noi. Dovremo avere l'intelligenza di attaccare in maniera giusta. Loro ci inviteranno anche ad attaccare, a prendere possesso della metà campo. E lì sono terribili perché si compattano e ripartono come razzi. Quindi dobbiamo essere attenti sulle transizioni negative. Quindi dovremmo essere bravi sulle preventive e dovremmo essere bravi a sventare i contropiedi sul nascere. Sarà una gara difficile, penso più difficile che col Bologna, e io sono d'accordo perché il Bologna comunque anche lei è un cantiere aperto, ha cambiato l'allenatore, invece il Parma ha lo stesso allenatore e lo stesso gruppo squadra nella maggioranza che viene dalla Serie B, quindi c'è un gruppo già solido, già oliato con le intese, e c'è lo stesso allenatore dell'anno scorso, quindi è più difficile del Bologna. Poi si parla di Kvara e gli chiedono un po' che giocatore è un bravo ragazzo, professionale, ha voglia di migliorarsi, ha 23 anni, una vita davanti per diventare un calciatore veramente importante, a margini notevoli. Io sto cercando tatticamente di dargli più imprevedibilità possibile, perché se lo metti solo in una zona, anche l'avversario legge la situazione, ti raddoppia, ti triplica, può diventare prevedibile. Quindi qui Conte sta cercando di
appunto imprevedibilità tattica. Quindi questo che vuol dire? Non giocare solo largo a sinistra, ma svaria un po' per il campo. Io così la leggo. Poi Conte cita anche altri calciatori come Politano, come Neres, come Ngonghe. Conte che cita Ngonghe, mi sa che è un mezzo indizio sul fatto che Ngonghe non verrà ceduto. Si parla di Di Lorenzo e poi chiedono a Conte se si immagina rinforzi a destra. Allora, riguardo Di Lorenzo, lo sappiamo, Conte ha insistito tanto per tenerlo, calcisticamente intelligente, ha i tempi giusti d'attacco quando venire dentro e diciamo che lo abbiamo visto molto bene contro il Bologna. Io del gruppo storico su cui punto, di qualsiasi giocatore mi chiedete, ne posso parlare solo bene, di Frank, quindi di Anguissa, di Lobo, di Amir, quindi Rachmani, e poi Mazzocchi che dà il 110% in campo. Se non nomino qualcuno faccio un torto. Secondo me lo fa più che altro per non perdere appunto questi calciatori, per far sentire tutti importanti e quindi tenere tutti sul pezzo. Riguardo l'esterno destro, dice che dobbiamo essere bravi a inserire i pezzi giusti, anche se manca un giorno. Sappiamo che non si potrà fare tutto, ma il minimo dobbiamo farlo. Ecco, per me, ora io sto interpretando queste parole, quindi non so se è così. Però secondo me quando lui dice il minimo dobbiamo farlo, per me sta dicendo l'esterno adesso serve, magari rinunciamo al centrocampista. Poi conterà la continuità dopo la vittoria col Bologna. È fondamentale, dice Conte, dare continuità al Bologna contro un Parma che è una delle più in forma e la sorpresa di questo campionato. Abbiamo un doppio compito, dare continuità affrontando una grande difficoltà. Ieri ho già alzato le antenne, se capiamo che partita affrontiamo avremo più possibilità. Quindi ecco, Napoli-Parma non è una passeggiata, ecco, dobbiamo stare molto attenti. Si parla poi di Simeone che si è sbloccato dopo tanti mesi. Anche qui Conte dice Giovanni fa parte del gruppo storico, si spende e spande per il Napoli, quindi dà il 110% anche lui. So l'importanza del gol, per me lui, ma anche Jack, li considero due giocatori importanti, devono stare nella nostra rosa. Quindi la voce dell'Atalanta che chiede Raspadori, non penso proprio. E anche qui li tiene, li nomina tutti per averli, secondo me, per farli sentire parte integrante del progetto quindi tenerli sul pezzo, ok? Jack può giocare anche nella posizione di Kvara, ma con caratteristiche diverse, non potendo andare esterno uno contro uno, quindi, perché Raspa non è un esterno, ma può andare anche dentro al campo ed essere alternativo alla punta, quindi Raspadori versatile, ecco, al posto di Kvara, ma con compiti diversi, oppure punta. Si parla poi dei famosi scheletri che sono usciti fuori dopo la sconfitta con il Verona, se sono stati cancellati definitivamente con la vittoria contro il Bologna e dice Conte che lavoriamo ogni giorno per cercare di non tornare indietro. Dovremmo fare grande attenzione per evitare che si torni al passato. Detto questo, un risultato negativo non significa che si torna indietro. A Verona ci sono state due partite. Al di là del risultato, mi sono arrabbiato per il 3-0 e l'atteggiamento impaurito. Mi auguro di non vederlo più. Lavoriamo su certezze che danno sicurezza individuale e collettive. E va bene. Poi si è sentito con ADL nelle ultime ore e ha detto Conte: non c'è bisogno di sentirmi col presidente, è tutto sul tavolo da tempo, aspettiamo solo che finisca. Quindi, per dire, loro sanno cosa serve e quindi non c'è bisogno che parli con loro. E dopo questa domanda arriva l'ufficialità di Lukaku e quindi Conte può parlare di Lukaku e dice: mi auguro di averlo a disposizione oggi e domani, anche dopodomani, verrà con noi senza cose particolari, quindi verrà convocato. E apro una piccola parentesi, ieri è uscita la foto di Lukaku che si allenava con il resto della squadra e ragazzi, io l'ho visto in forma, mi è sembrato bello asciutto, con un bicipite che faceva paura, è arrivato in grande forma secondo me. Quindi io non escludo neanche che possa magari giocare uno spezzone domani. Poi ovviamente ci sarà la pausa dopo la partita col Parma, quindi durante la pausa ci sarà modo anche di entrare in forma. Romelu l'ho sempre definito uno di football americano, 1,90 m ma veloce. Noi abbiamo bisogno sia di uno che tenga botta, che ci faccia salire, che trovi combinazioni, al tempo stesso avere un calciatore che attacchi gli spazi e faccia male. Perciò lo considero un po' unico.
Detto questo, ragazzo per bene, ci metto le mani nel fuoco io per lui e sa la responsabilità che ha nei miei confronti e del Napoli e dei tifosi. Quindi qui, ecco, responsabilizza molto Lukaku. È un bravo ragazzo, non dimentichiamo però Giovanni e Jack, che ha anche due ruoli. Ora sono molto più tranquillo e contento. E poi l'ultima domanda, se si attende qualcosa sugli esterni, dice manca un giorno, la società sa di cosa c'è bisogno e vedremo cosa accadrà. Quindi qua secondo me ha detto sì, io mi aspetto un esterno. Quindi ragazzi, questa è stata la conferenza di Napoli-Parma. Ripeto, un Conte comunque che si vede che è più tranquillo rispetto all'ultime settimane, perché comunque è arrivato Lukaku, sta arrivando McTominay, specialmente con Lukaku, l'ha detto anche lui, è molto più contento e tranquillo, ecco, quindi spero solo che arrivi l'esterno destro, ecco, quindi detto questo, vediamo velocemente la probabile formazione di domani. Eccoci qua, allora, per me ragazzi sarà la stessa di Napoli-Bologna, quindi Meret. Buongiorno, Rachmane di Lorenzo. Io ripropongo Olivera a sinistra perché a me Spinazzola sinceramente ultimamente non sta dando niente. Lobotka gli sta in mezzo, Mazzocchi a destra e davanti Kvara, Politano e Raspadori. Sicuramente io penso che ci sarà un aumento del minutaggio per Neres. Non penso che giocherà dal primo minuto perché passare da 5 minuti a 90 mi sembra troppo. Però magari entra al 60esimo, fa un'ultima mezz'ora. Secondo me un quarto d'ora potrebbe farlo anche Lukaku nel finale. McTominay sarà convocato? Dovrebbe arrivare l'ufficialità oggi. Magari fa l'allenamento pomeridiano e fa l'allenamento mattutino di domani lo convocano? Potrebbe essere. Però non credo che lo vedremo in campo già domani, ecco. Io domani mi aspetto Neres e forse gli ultimi 15 minuti Lukaku. Ecco, quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Sarà stato un video un po' lunghetto, me ne rendo conto, però le cose da dire erano tante. Quindi, detto questo, viviamo queste ultime ore di calciomercato sperando che arrivi qualche bella notizia. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani con il post partita di Napoli-Parma. Vi dico già che la settimana entrante ci saranno dei video. Probabilmente lunedì ci sarà il pronostico della classifica di Serie A. Io il pronostico della classifica lo faccio sempre a mercato chiuso perché farlo al mercato aperto, a mio avviso, non ha senso. Martedì probabilmente uscirà il voto, diciamo il pagellone del calciomercato del Napoli. E poi vedremo, ci sarà la pausa, quindi possiamo andare anche con un po' più di calma. Quindi ragazzi, noi ci vediamo domani e sempre comunque, Forza Napoli! Ciao!